Don Robert ci aiuta a meditare sul mistero eucaristico. Ti amo, ti amo. Per capire meglio il mistero dell'Eucaristia bisogna imparare a aprirsi gli occhi della fede. Vi leggo dal libro di Genesi. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. E poi, dopo la tentazione e la caduta dell'uomo, è scritto: il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via all'albero della vita. Adesso il pensiero. Lunghissimo tempo l'uomo non poteva entrare nel giardino di Eden. Dopo la morte e la risurrezione di Gesù, il giardino di Eden era stato aperto per l'uomo. Ho cercato questo bellissimo giardino che ha piantato Dio e non l'uomo. Sono entrato in questo giardino, ho ammirato la bellezza di questo giardino, mi sono riposato in questo giardino, mi sono saziato dagli alberi del giardino di Eden. Quante volte? Dove è questo giardino e come si entra? Ho Nel giardino di Eden si entra con il battesimo, perché eravamo peccatori e Gesù ci ha tolto tutti i peccati. E con il battesimo ci siamo bagnati, allora possiamo entrare in questo giardino di Eden. Sempre quando andiamo a celebrare la Santa Messa e ci accostiamo alla comunione, siamo nel centro di questo giardino di Eden. Anche adesso, quando ci siamo inginocchiati davanti a Gesù presente nel sacramento dell'Eucaristia, allora siamo tutti nel centro di questo giardino di Eden. E questo si chiama aprire gli occhi della fede, che vediamo l'Eucaristia e quando ci apriamo gli occhi della fede vediamo Gesù, che è il nostro cibo, in cui è la vita eterna. Adesso tutti apriamo gli occhi di fede e ammiriamo questa bellezza che Dio ci ha regalato.